Allora, tu ti chiami Eleonora, stai cercando lavoro, quanti anni hai? 23. E che tipo di lavoro stai cercando? Nell'ambito delle gestione risorse umane. E tu sei laureata? Sì, laureata alla triennale e sto terminando l'area specialistica. Ecco, qui c'è un, non so come chiamarlo, un coach trainer. Che in questo caso che tipo di suggerimento date a una persona? Noi ovviamente abbiamo guardato adesso il CV, abbiamo visto cosa poteva andare e cosa non poteva andare. Il suo curriculum comunque era molto, c'era fatto molto bene, quindi i consigli relativi alla parte del CV non ci sono stati. Abbiamo dato indicazioni più che altro a visionare le nostre offerte di lavoro di tirocini all'interno del sito di Città Metropolitana e candidarsi inviando la mail appunto con tutte le candidature. E poi abbiamo parlato un attimino di Garanzia Giovani, che è il progetto regionale che oggi viene richiesto fondamentalmente dalle aziende per avere dei benefici sociali. Senti, approfittane, visto che poi ti vedono decine di migliaia di persone, rivolgiti a, non so, a delle aziende a cui tu vorresti proporre la tua candidatura, cosa sei capace di fare e che cosa puoi portare tu con il tuo contributo. Ok, cosa posso portare? Dobbiamo ancora scoprirlo perché effettivamente non ho avuto ancora un'esperienza lavorativa, però comunque tutto ciò che ho acquisito in un contesto universitario, anche la freschezza di un mondo del lavoro, questo potrebbe essere dato all'azienda. Senti, ma questo tipo di incontro ti è stato utile oggi? Sì, perché comunque ho avuto una conferma del fatto che il mio CV, come era stato scritto redatto, era comunque positivo in ottica futura di candidatura per un'azienda. E quindi anche parlare con le aziende, quindi è un primo contatto con il mondo del lavoro per capire cosa si cerca, come meglio muoversi per candidarsi. Pregresse esperienze lavorative tu ne hai? Sì, ho fatto un'esperienza di tirocinio sempre in ottica universitaria di raggiungimento GFU presso un'azienda. Comunque è bene fare una piccola esperienza anche non retribuita prima di mettersi nel mondo del lavoro, è un po' l'idea che ho io in questi anni. Senti, un'ultima battuta, a chi dice che i giovani sono fannulloni tu cosa rispondi? Che vedremo nei prossimi anni.